Ed eccoci ancora in diretta sulle Fonti TV, questo è il nostro Le Fonti Advisory Update, il nostro approfondimento che, come leggete in sovrimpressione, fa luce su una delle notizie più dibattute di queste ultime ore. In realtà, visto che parliamo di discoteche chiuse, è una notizia che ormai tiene banco da quando l'emergenza Covid ha cominciato a investire le nostre vite, perché questo settore, questo comparto, possiamo dirlo, è veramente stato il più penalizzato da quando c'è la pandemia. Sì, perché di fatto non ha mai riaperto, a parte una piccolissima parentesi l'estate scorsa, però parentesi che si è subito chiusa. E quindi, insomma, i gestori delle discoteche davvero non ce la fanno più. E quindi non si vuole fare una classifica dei settori che sono stati maggiormente colpiti, però indubbiamente queste attività forse le possiamo metterle in pole position. Allora, Valentina, peraltro noi siamo reduci dal dibattito su vaccini sì, vaccini no, o meglio, così un po' limitativo, però sui timori che ci sono intorno alla campagna vaccinale e tutto ciò che ne consegue, però a breve credo che sarà Ci doveroso. sarà una seconda puntata Esatto. invece che riguarderà il Green Pass che ha consentito poi effettivamente la riapertura, insomma, di tante attività. Grazie al Green Pass si potrà andare a ristoranti al chiuso, nelle piscine al chiuso, nei teatri, nelle palestre, nei cinema, però evidentemente non basta per andare in discoteca. Ah, no, assolutamente. Peraltro ci sono anche altri grandi esclusi dal decreto, ci sono ancora molti nodi da sciogliere. Per esempio, si sta pensando anche al discorso dei trasporti pubblici, di altri tipi di locali, insomma, però le discoteche sembrano appunto quelle un po' più sfortunate, per non usare un'altra parola. Allora, intanto io saluto Maurizio Pasca, che torna con noi, presidente Silp FIPE, l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento Serale e Notturno. Grazie per essere con noi, Maurizio. Grazie a voi. Ben trovato. Allora, beh, Maurizio, che dire? Noi ci siamo proprio sentiti quando sembrava quasi che per il mese di luglio tutto potesse ripartire, complice la bella stagione, complice gli spazi all'aperto, complice anche comunque una situazione in miglioramento sul fronte del Covid con i vaccini, con la campagna di vaccinazione che stava procedendo spedita. Di fatto invece non è accaduto e anzi, lo dico io così non lo faccio dire a te, ma sono sicura che lo riprenderai. Sembra un po' una beffa perché veramente siete gli unici rimasti, come dire, un po' a bocca asciutta. Cosa ti senti di dire così? Non tanto a caldo, perché immagino che per te non sarà più a caldo, ma avrai ragionato moltissimo su questi aspetti. Ma io ritengo che il provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio la scorsa settimana, quella di non riaprire le discoteche, è un grave errore. È un grave errore perché, come giustamente hai detto te, siamo il settore più penalizzato. È quello che è chiuso ininterrottamente da 18 mesi, esattamente dal 23 di febbraio del 2020. E tranne quella piccola parentesi estiva dove hanno potuto riaprire appena il 10% delle attività lo scorso anno, per poi essere chiuse definitivamente il 17 di agosto con provvedimento da parte del Ministro della Salute Speranza, il 90% delle discoteche e dei locali da ballo italiani sono chiusi ininterrottamente da 18 mesi. E ci sono stati ben pochi ristori nei confronti di questo settore, diversamente da quanto ne hanno avuti gli altri settori, parlo del cinema, dei teatri e degli alberghi. Oltre al danno economico che il settore ha subito, adesso stiamo subendo anche la beffa. Perché da 40 giorni a questa parte, da quando è stato tolto il lockdown, si balla dappertutto, si balla nei bar, nei ristoranti, negli stabilimenti balneari, nelle piazze, in luoghi totalmente improvvisati, di fatto generando un abusivismo selvaggio. Allora noi ci chiediamo, qual è il motivo per cui il governo tiene ancora chiuse le discoteche, diventando poi di fatto complice di un abusivismo che sta regnando nel nostro settore? Io sono in possesso di centinaia e centinaia di video che quotidianamente i miei colleghi mi mandano da ogni parte d'Italia. E vediamo che si balla nelle piazze. Basta che un bar metta una console da DJ fuori dal suo locale perché centinaia e centinaia di persone ballano. Ho dei video dove si balla all'interno dei parcheggi di un mobilificio in provincia di Vercelli. Ho dei video dove si balla nei parcheggi di una cantina vinicola famosa in provincia di Treviso.
allora io mi chiedo perché permettere tutto questo, naturalmente, senza, che tra l'altro poi sono manifestazioni senza nessuna accortezza sanitaria, perché chi prende parte sfugge poi ai controlli, quando invece noi a marzo di quest'anno avevamo chiesto al governo di effettuare due test sperimentali in due località italiane, una a Milano e l'altra a Gallipoli, applicando il Green Pass. Purtroppo non ci è stata data nessuna risposta. Abbiamo presentato un ulteriore protocollo sulla sicurezza sanitaria per la riapertura delle discoteche e anche a questo non ci è stato dato riscontro. Anche se c'è stato un parere favorevole da parte del CTS di riaprire le discoteche con il Green Pass e con una riduzione del 50%. Certamente non sarebbero state condizioni favorevoli, ma almeno ci avrebbero permesso di riaprire le nostre attività. Certo. Poi arriviamo al tema del Green Pass. No, ma sai cosa volevo dire? A parte che stiamo vedendo, non lo dico io, l'abbiamo visto insieme ai video che tu hai citato, anche feste dove si balla, per esempio negli stabilimenti balneari, perché adesso poi oltretutto tutti. Ti chiedo solo una cosa, Maurizio, però bisogna avere, non so se il termine è giusto, la licenza per poter ballare, cioè non è che si può ballare in un bar normale. Sto dicendo qualcosa di sbagliato o è così? No, no, è effettivamente come tu dici, per Ok. poter svolgere l'attività di intrattenimento danzante e di spettacolo bisogna essere muniti di una licenza ex articolo 68 del TURTUS. Dietro la verifica da parte delle commissioni comunali vigilanza al pubblico spettacolo rilasciano il parere favorevole affinché poi il sindaco rilasci l'autorizzazione per il ballo. Licenza che non hanno né i bar, né i ristoranti, né gli stabilimenti balneari, Appunto, ma lo appunto. hanno solo le discoteche autorizzate. Però, no, ti ho chiesto conferma perché appunto dicevo, se ci sono, come stiamo vedendo, perché basta, guardate, è facile, digitate su un qualsiasi motore di ricerca, vi appariranno tanti video proprio perché c'è questa polemica in atto ed è giusto anche che vengano mostrate scene di abusivismo, mi chiedo veramente come mai non venga bloccato questo. Ora, al di là della decisione che verrà presa per le discoteche, quelle ufficiali che hanno licenza regolare, però perché poi non si agisca per arginare queste situazioni abusive. Do la parola a Valentina che aveva una domanda. Peraltro aggiungo anche un'altra cosa, perché io proprio in questi giorni, Maurizio, non è che voglio prendere per forza la vostra parte, ci mancherebbe, non avete bisogno di un avvocato difensore, però io ho ancora sentito dire che a causa della riapertura delle discoteche la scorsa estate c'è stato un picco, quindi un segno più di fronte ai contagi. E quindi le discoteche sono state chiuse, lo diciamo poco fa. In realtà poi siete sempre stati chiusi, ma non mi pare che la situazione del Covid sia migliorata, tant'è che lo scorso autunno abbiamo dovuto chiudere altre attività, gran parte di attività. Quindi insomma non credo che gli untori siano stati coloro che vanno in discoteca, sempre con cautele, sempre con i controlli dovuti, ma adesso ci arriviamo, visto che parliamo di Green Pass e di tamponi. Valentina. Sì, esatto, guarda, proprio mi hai anticipato, volevo introdurre questo tema chiedendo a Maurizio, ecco, se in realtà la mancata riapertura delle discoteche è, da un certo punto di vista, anche un autogol o comunque un'occasione mancata da parte del governo, perché la riapertura delle discoteche avrebbe potuto in un certo senso incentivare gli under 30, i giovani a vaccinarsi. Come la vedi, ecco, in questo senso? Ma guarda, Valentina, noi ci siamo anche resi promotori di far diventare le discoteche hub vaccinali. E abbiamo mandato una lettera anche al commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, generale Figliuolo, l'abbiamo mandata al ministro della Salute Speranza, allo stesso CTS. Due discoteche, una in provincia di Vercelli e l'altra in provincia di Novara, sono diventate hub vaccinali e vaccinano circa 1.000 persone al giorno. Ma tra l'altro ci siamo resi promotori anche di un'iniziativa di sensibilizzare i giovani a vaccinarsi, ossia offrendo loro l'ingresso gratuito in discoteca. Ma ripeto, di fronte abbiamo avuto sempre un governo completamente sordo di fronte alle nostre richieste. E di questo io non so spiegarmene il motivo. Per quanto riguarda invece il fatto che l'anno scorso siamo stati additati come untori della pandemia, voglio ricordare
che le riaperture delle discoteche, e parlo solo di quelle all'aperto, che rappresentano appena il 10% della totalità, hanno aperto il 17 di giugno in alcune regioni, altre verso la fine di giugno, altre verso la metà di luglio. Per finire poi la Sardegna ha riaperto le discoteche il 1° di agosto, per poi essere chiuse definitivamente il 17 di agosto. L'innalzamento della curva dei contagi c'è stato esattamente verso la fine di settembre, inizi di ottobre, con la riapertura delle scuole e il fatto della ripartenza dei trasporti che sono diventati efficienti al 100%. Qualsiasi persona di buon senso, cioè, non può mai immaginare che l'innalzamento della curva dei contagi sia scaturita dagli assembramenti che erano in discoteca, perché gli assembramenti li abbiamo visti dappertutto, negli stabilimenti balneari, nelle movide, nei centri commerciali, nelle piazze. E allora perché dare la colpa alle discoteche quando abbiamo visto che sia nel Salento che nella sulla riviera romagnola le discoteche sì, erano piene di persone, ma non c'è stato assolutamente nessun contagio. I contagi ci sono stati solo ed esclusivamente in due discoteche in Sardegna, e qualcuno Esatto. si dovrà chiedere il perché solo in quelle due discoteche. Sì. No, ma poi appunto è un dato di fatto, a ottobre abbiamo dovuto richiudere parte dell'attività proprio perché la curva dei contagi era salita e le discoteche erano chiuse già da un po', ma poi almeno non mi sembra che sia mai, che ci sia, no, la possibilità anche di andare a trovare, come dire, l'untore della situazione in Certo, è questa una, pandemia. insomma, compresenza di fattori diversi, Esatto. sicuramente non solo un settore è responsabile. Tra l'altro aggiungo anche questo dato, Manuela, Sì. che in Europa sono stati tentati poi degli esperimenti, addirittura anche per i concerti a Barcellona, con un numero appunto di persone, tutte con Green Pass, tutte vaccinate. Quindi in realtà se c'è la volontà, magari ecco, si potrebbe anche in questo senso Certo. favorire il settore. Si vede che proprio ecco, dal punto di vista del governo non c'è questa spinta propositiva. È quello che diceva Maurizio Pasqua, che voi avete anche proposto di fare degli esperimenti, no? Con tema Green Pass. Ma a questo punto, così apriamo il secondo argomento che poi è sempre inserito nel contesto, però cambiamo anche titolo, eccolo qui. Ci chiediamo, e lo chiedo a te a questo punto, Maurizio, poi ci racconti anche un po' cosa state aspettando dal governo, perché so che avete chiesto un incontro urgente, ma insomma, a questo punto Green Pass e tamponi a cosa servono? Cioè, ci stanno chiedendo giustamente di accelerare sul fronte della vaccinazione, Figliuolo ha parlato di un 80% di popolazione vaccinata per questo autunno, ci stanno dicendo bene, però dobbiamo stare attenti, quindi per andare nei luoghi pubblici, soprattutto al chiuso, occorre avere il Green Pass che viene rilasciato a fronte della vaccinazione effettuata. Chi non vuole vaccinarsi perché non è obbligatoria la vaccinazione, bisogna fare il tampone anche solo per andare a mangiare una pizza al chiuso se si vuole sedersi. Sono scelte e quindi ciascuno farà quello che vuole, però a questo punto perché per le discoteche non se sembrano non servire questi provvedimenti? Lo so che è una domanda un po' retorica e provocatoria, ma te la faccio lo stesso. Sì, ma sono quelle domande a cui non si riesce a dare una risposta. E perché per andare al ristorante mi chiedono il Green Pass o per salire su un aereo mi chiedono il Green Pass e invece per andare in discoteca non serve nemmeno il Green Pass perché le discoteche sono completamente chiuse? Perché non farci riaprire col Green Pass anche noi? Tra l'altro, che cosa prevede il Green Pass? Dice che uno o è vaccinato o ha fatto un tampone antecedente alle 36 ore, oppure ha contratto la malattia e quindi immune. Allora, cioè, se si entra in discoteca col Green Pass significa che le persone che entrano in discoteca non sono contagiate e né tantomeno possono contagiare, quindi diventerebbero dei luoghi COVID-free. Allora, da qui perché la scelta di tenere chiuse le discoteche se non squisitamente politica? Cioè, e sinceramente, che ci siano dei pregiudizi nei confronti del nostro settore è risaputo, però farci cioè, azzerare di fatto e portare a fallimento centinaia e centinaia di aziende, sinceramente non lo ritengo giusto. Quante ne sono già fallite, Maurizio? Ricordacelo, il 30% mi avevi detto? Sì, il 30% è ormai definitivamente chiuso. Un ulteriore 40% sarà destinato a chiudere se non apriremo entro la fine di quest'anno. Di Figuriamoci. fatto, azzerando un intero settore
settore economico, produttivo e sociale del paese. Io sono presidente anche di ENA, che è l'European Life Association, e ha sede a Parigi. E quando mi confronto con gli altri colleghi di altri paesi, io vedo l'attenzione che c'è nei confronti di questo settore, per parlare della Francia, della Spagna, dell'Inghilterra, dell'Olanda, dove vengono organizzati grandi concerti anche con l'aiuto dello stesso governo. In Italia invece, per il ministro della cultura Franceschini, esistono soltanto i cinema, i teatri, le discoteche sono quelli sporchi, brutti e cattivi, e sinceramente non, a me non piace assolutamente una cosa del genere. Cioè, dietro ogni azienda ci sono degli investimenti, dietro gli investimenti ci sono dei lavoratori, e dietro i lavoratori ci sono anche le famiglie che ci vivono. Io non vorrei passare come imprenditori o lavoratori di serie B, ecco, sinceramente assolutamente, però hai fatto bene a dirlo, Valentina. Sì, Maurizio, volevo proprio restare, ecco, sulla questione economica, perché proprio per quanto riguarda il caso delle discoteche è tornato in vigore, insomma, una parola che non risentivamo da un po', ovvero ristori, perché Mario Draghi ha detto che è pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per appunto sostenere il settore. Però ricordiamo che in Italia le discoteche sono all'incirca 3.000, che pagano degli affitti anche che sono mostruosi, si parla addirittura di 140.000 euro all'anno di affitto, per cui se facciamo insomma la divisione viene fuori una cifra irrisoria per quanto riguarda il sostegno. Secondo il tuo punto di vista, secondo insomma il tuo parere, quale tipo di indennizzo o di sostegno sarebbe opportuno ed equo dalla vostra parte? Ma per quanto riguarda i 20 milioni di euro dichiarati dal Presidente del Consiglio Draghi, sono soltanto, voglio usare un termine che a me non piace, ma un'elemosina, perché sì, l'affitto medio di un locale è di 140.000 euro, 20 milioni di euro diviso 3.000 farebbe 4.000-5.000 euro per ogni locale, non riuscirebbe a pagare nemmeno la bolletta dell'Enel di un mese. Noi invece puntiamo al risarcimento del danno che è stato causato da questa pandemia per il nostro settore, perché i bar, i ristoranti, gli alberghi, i cinema, i teatri hanno, sebbene con difficoltà, ma sono stati anche aperti. Il nostro settore è completamente chiuso da 18 mesi, sono 100.000 le persone che lavorano all'interno dei nostri locali, e molti di questi hanno dei contratti atipici, che sono a intermittenza o a chiamata, e quindi non hanno potuto avere accesso nemmeno agli ammortizzatori sociali, di cui ne sono venuti, esatto, magari sì, ne sì, hanno goduto gli altri settori economici del paese. Io parlo dei DJ, dei PR, degli organizzatori, dei vocalist. Queste persone, se non hanno un contratto indeterminato o non hanno partita IVA, non hanno potuto avere accesso a nessun ammortizzatore sociale. E io, il mio pensiero, va a quelle persone che per 18 mesi non stanno percependo compensi, gente che sta cambiando lavoro, e di questo non se ne tiene assolutamente conto, insomma. No, poi si fa presto dire, perché poi è stata una delle cose che è stata detta a inizio pandemia, non per far polemica, no? Le attività cambino lavoro, cambino attività, scusate la ripetizione, insomma è facile dire, magari sacrifici di una vita, anche passioni di una vita, investimenti che sono stati anche diluiti nel tempo e che giustamente sono ancora in essere, quindi insomma anche cambiare lavoro, poi insomma, non so, Valentina, se te dicessero guarda cambia lavoro, non è che lo faresti a cuor leggero, no? Certo. Soprattutto poi da un giorno passione all'altro, perché bisogna magari anche poi acquisire delle nuove competenze per poter cambiare lavoro, ma poi come hai giustamente sottolineato è una questione anche di investimento e di passione, assolutamente, insomma, se uno crede nel suo lavoro di cambiarlo da un giorno all'altro, insomma non sarebbe facile. Maurizio, in conclusione, voi siete in attesa che il governo vi risponda, avete chiesto un incontro immediato, cioè quanto prima volete parlare con il governo, ma cosa vi stanno dicendo, insomma, per farlo a breve? Ma io personalmente ho già mandato parecchie lettere al Presidente del Consiglio Draghi affinché fossimo ricevuti tutte le associazioni di categoria che rappresentano il settore dell'intrattenimento da ballo. Non c'è mai stata
data nessuna risposta, siamo continuamente ignorati. E adesso stiamo, attraverso i nostri legali, stiamo valutando l'opportunità di rivolgerci alla Corte Costituzionale per capire se tutti i provvedimenti adottati sono giusti nei nostri confronti, anche perché riteniamo che si viola anche la legittima concorrenza in un certo senso. Perché se il bar è aperto, il Certo. ristorante è aperto, lo stabilimento balneare è aperto, per quale motivo la discoteca o il locale da ballo? Perché è giusto anche ricordare, Manuela, che non c'è solo la discoteca, ci sono anche i locali da ballo frequentati da ultra cinquantenni, ultra sessantenni, tutta gente già vaccinata. Allora, perché tenere chiuse anche quella tipologia di locali dove si balla il liscio piuttosto che il No, no, latinoamericano? no, certo. Dove magari spesso vanno anche coppie, no? Consolidate, che magari sono anche Esatto. conviventi, ma comunque a parte questo, i controlli ci devono essere. Nessuno sta dicendo che ci debba essere Esatto. una riapertura selvaggia, soprattutto quando c'è contatto fisico. Ma insomma, che però ci sia una valutazione diversa, anche perché poi bisogna tener conto che questo Covid, cioè, continuerà a esserci, non è che da un giorno all'altro sparirà. E quindi di conseguenza, cosa dobbiamo pensare? Che le discoteche non esisteranno più, che non si potrà più andare a ballare? Cioè, questa è la cosa più grave da tenere in considerazione, che magari, no, una mattina ci si potesse svegliare e capire che basta, puff, è evaporato nel nulla questo virus e quindi che tutto possa. No, non sarà così e quindi bisogna mettere in campo altre Io situazioni. sinceramente l'unica cosa che vorrei è capire fammi dire da parte del Presidente del Consiglio qual è la motivazione reale che l'ha portato a spingere a tenere chiuse le discoteche quando, ripeto, vediamo ballare dappertutto e credo che anche lui ne sia a conoscenza di questo. Immagino di sì, come vediamo noi i video, penso che li veda anche lui o chi per lui, insomma, chi dovrebbe in Certo. qualche modo controllare. Allora, Maurizio Pasca, grazie mille, ci risentiamo presto, insomma, teniamoci in contatto per capire come evolve la situazione, insomma, l'invito da noi è sempre valido, quindi a presto. Grazie, Grazie, grazie grazie. mille, Maurizio Pasca.